benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul DM. Come sapete è uno dei miei posti preferiti dove fare shopping di prodotti low cost per la cura della persona e anche della casa in realtà. Ho girato diversi video haul fatti a DM, tanto che non ricordo neanche a che numero sono arrivata, ma veramente ci ho lasciato il cuore e anche lo stipendio in realtà. E quindi vorrei farvi vedere appunto gli acquisti fatti il mese scorso, se non sbaglio. In realtà non sono riuscita a girarvi il video prima e quindi vabbè, ve lo pubblicherò un pochettino in ritardo. Tra l'altro ho usufruito anche di uno sconto, se non ricordo male, sì, mi sembra che qua avevo utilizzato anche lo sconto. È uno sconto di 5 euro che mi avevano dato il mese precedente o due mesi prima, insomma non ricordo, io vado spesso, quindi insomma l'ho sfruttato per bene questo buono, ne avevo due, per cui insomma li sto sfruttando e quando vado lo utilizzo. Un buono di 5 euro su una spesa minima di 20, se non sbaglio, sì, 20 euro. Non mi ricordo quanti ne ho spesi sinceramente qui, perché non trovo più lo scontrino, devo averlo messo da qualche parte perché tengo tutto, però si vede che c'era qualcosa che mi serviva e quindi l'ho messo da qualche altra parte, e quindi i prezzi ve li dirò in modo approssimativo, comunque sono tutti prezzi molto bassi. E vabbè, allora scusatemi un pochettino il mio aspetto, sono in tuta perché comunque sono a casa e in realtà ho finito di lavorare abbastanza presto oggi, però ho avuto da fare altre cose, quindi mi riduco adesso che sono praticamente le 10 di sera a girare questo video. Quindi il trucco che vedete è il trucco di stamattina alle 8, e quindi sono truccata così da tutta la giornata, infatti adesso fa abbastanza pena in realtà, però vabbè, mi sono tenuta apposta truccata anziché struccarmi appena arrivo a casa come faccio di solito, perché avevo intenzione appunto di girare questo video mentre Nicola sta guardando la partita, quindi se sentite dei rumori di sottofondo, urla o robe strane, sta giocando l'Atalanta e quindi vabbè, potreste sentire qualcosa di là dalla televisione. Comunque partiamo subito con gli acquisti. Allora, c'erano alcune cose in offerta, ogni tanto da DM fanno il 2x1, quindi praticamente se acquisti due prodotti sono scontati della metà e quindi praticamente al prezzo di uno ne prendi due. Quindi ne ho approfittato, ho preso due confezioni del mio morbidente preferito, che è quello coccolino, e ho preso due profumazioni particolari di questa linea, quella creata dagli esperti profumieri, e ho ripreso questo che ho già utilizzato e mi piace molto, questo qua cos'è, sandalo e caprifoglio, e poi ho voluto provare a prendere anche fiori di tiare e frutti rossi, quindi questi qua erano appunto in offerta, quindi ne ho approfittato e li ho presi. Tra l'altro ho scoperto che con l'ammorbidente, vabbè, oltre a tra l'altro rendere molto morbidi anche i pennelli quando li lavo, posso utilizzarlo anche per esempio per crearmi un profumo per ambienti, però vabbè, quello è un altro argomento, quindi vi dirò poi. Poi, vabbè, assorbenti, meno interessante, però servono a noi donne, quindi presi anche quelli. Poi non sono tantissime cose fortunatamente, il come si chiama, non si chiama vicinette, però insomma lo scopo è quello, l'utilizzo è quello del liquido, diciamo, da mettere all'interno del WC, e mi serviva perché l'avevo finito e ho visto questo che costava meno, e quindi ho voluto provare a prenderlo. Ne avevo già preso uno, un altro colore, era giallo se non sbaglio, con una profumazione forse di limone, non lo so, la profumazione non si sentiva tantissimo, quindi a livello di profumazione non vi posso dire che mi abbia esaltato, però insomma la sua azione la faceva tranquillamente. Ho voluto provare a cambiare, a prendere questo che è Power 4, Multi Power 4, che quindi cosa dovrebbe fare? Vabbè, decalcificante, disincrostante e non lo so, comunque vabbè, insomma un utilizzo che conosciamo. Poi
Ma pensavo di aver preso più cose, invece no, ne ho prese pochine, sono stata brava, quindi mi sembra che ho speso giusto 20 euro per appunto avere lo sconto, se non sbaglio. Allora, ho voluto prendere, visto che l'estate si avvicina, questo spray solare, appunto in spray, che è una cosa che adoro, perché non mi piace molto sparmarmi le creme, meno che meno quelle solari. Quindi sia me che a Nicola, la texture in spray in realtà piace di più, di solito sono un pochettino più cari. E ho voluto provare a prendere questa, che costava su 5 euro, 4-5 euro, con una protezione comunque solare alta, perché è una protezione solare 30, al profumo di cocco, dice. Quindi mi ha ispirato e ho voluto provare a prenderlo. Sono 200 ml, quindi comunque non è piccolo, spero di, insomma, che si possano fare un po' di applicazioni. Questa è una limited edition. E dice che è il numero uno Sundance, che è poi il marchio, diciamo, tedesco. Boh, number one, non so che cosa intende perché non conosco il tedesco in realtà, non so se metterà mai a fuoco. Ecco qui. E niente, volevo provarlo e sicuramente il fatto che sia spray mi piace, dovrebbe comunque essere efficace, la protezione comunque è alta, quindi vedremo un pochettino poi come si comporta, com'è l'applicazione effettivamente sulla pelle, ma questo ve ne parlerò poi perché per il momento non posso dirvi di più. Poi ho voluto prendere due mascherine perché non possono mancare. E quindi mi sono lasciata tentare da una limited edition, che è questa qui. Queste sono quelle, diciamo, in crema. Ne ho altre a casa, in realtà, sempre di Balea, di maschere. Di solito appunto le edizioni limitate perché appunto poi non le trovo più. E quindi quando mi incuriosiscono anche solo per, diciamo, il packaging, mi capita, insomma, che mi lascio tentare e le prendo. Di solito costano sui 79 centesimi, 80, insomma meno di un euro comunque, o giù di lì, insomma un euro massimo. Si fanno due applicazioni, è già tagliata, diciamo già divisa qua in due. E questa è frutti rossi, come si può ben intuire. Mi ha incuriosito, per cui ho voluto appunto acquistarla. Poi, altra mascherina, anche questa packaging accattivante, molto molto carino, a forma appunto di vasetto di miele con l'avocado, quindi facilmente intuibili quelli che siano gli ingredienti. Questa maschera viso rigenerante in tessuto con estratto di miele e olio di avocado. La cosa brutta delle maschere viso è che hanno un prezzo un pochettino più elevato rispetto a quelle in crema. E all'interno c'è una maschera, quindi teoricamente una sola applicazione. Io in realtà ne faccio sempre due, se sono ben imbevute, quindi hanno tanto siero all'interno, tranquillamente le utilizzo per due volte, anche se non sarebbe tanto igienico, però cerco di rimetterla all'interno, di chiudere bene la bustina e lo faccio tranquillamente. Queste hanno un prezzo che si aggira 1,50 euro, 1,70 euro, meno di 2 euro comunque, anche se rispetto alle mie amate maschere thailandesi hanno un prezzo un po' più alto. Questo purtroppo è così, cioè in Italia è così, siamo abbastanza abituati a vedere maschere viso che vanno anche dai 3 ai 5 euro, insomma quelle più costose costano veramente parecchio e per me è uno spreco, sinceramente preferisco spendere quei soldi per magari un siero, un contorno occhi, un prodotto che comunque posso utilizzare più volte rispetto a una maschera a viso che sì, sono una coccola, mi piacciono molto, sono una fan delle maschere. Però soprattutto queste qua monouso, qua diciamo che sì, l'effetto risultato si vede, però non è come avere un prodotto, diciamo, che potete usare costantemente per vederne poi gli effetti. Diciamo che tra quelle in commercio, quelle di Balea comunque costano poco, quindi ho voluto provarla.
E certo, ripeto, rispetto a quelle della Thailandia che ho pagato qualche centesimo, questa costa un po' di più, però sono i prezzi che abbiamo. Purtroppo ci stuprano un pochettino rispetto ad altre zone, come appunto può essere la Thailandia o direttamente la Corea dove vengono, o, diciamo, fabbricate, dove nascono questo tipo di prodotto. Da noi costano un pochettino di più, però queste sicuramente per le amanti delle maschere, sono, un'ottima alternativa a pezzi più prodotti più costosi, hanno un ottimo comunque prezzo. Poi ho voluto provare a prendere un prodotto di cui ho sentito molto parlare, ma che non avevo ancora acquistato. Si tratta della schiuma per rasatura, sempre di Balea. Ho preso quasi tutto Balea praticamente. Questa è una limited edition, quindi mi sono lasciata convincere sia per quello, quindi di solito io quando vedo scritto limited edition diciamo che mi lascio tentare perché so che poi dopo sono prodotti che non troverò più, visto comunque il basso costo di questi prodotti, dico ma sì dai, proviamo. E di questo, non questo nello specifico, ma della mousse per rasatura in generale come prodotto di Balea, ne ho sentito parlare bene. Io non ho mai sentito l'esigenza di acquistarla perché generalmente uso il Cicche Peel e quando uso il rasoio lo faccio magari in doccia, quindi è una situazione diciamo di emergenza e uso sapone, insomma qualcosa che ho nella doccia per da usare sulle gambe, nelle parti insomma che devo radere e poi il rasoio. Questa ho pensato di prenderla diciamo anche in questa stagione perché può capitare che magari in una situazione appunto di emergenza, di fretta e tutto, voglio radermi senza però dovermi per forza mettere nella vasca e fare un casino insomma nella doccia e potrebbe essere comoda, ecco. E quindi ho voluto provarla. Non vi so dire come sia perché non l'ho appunto mai utilizzata e non l'ho ancora utilizzata. Sicuramente la profumazione mi ispira tantissimo perché è profumo di papaya e pesca, packaging sempre, sempre, sempre accattivanti, molto carini. E quindi sono curiosa di provarla, vi farò sapere. Poi ho voluto prendere dei patch occhi. Quelli qui, questi qua, io ho già acquistato due volte quelli sempre Balea linea Q10, quindi quelli con la confezione gialla, che mi sono piaciuti. Quella confezione più grande, ce ne sono all'interno 6, sì, 6 coppie, mentre qua ne abbiamo 3, se non sbaglio, dove sta scritto? Esatto, 3x2, quindi appunto per 3 applicazioni, con acido ialuronico, effetto rinfrescante immediato adatto in caso di gonfiore. Ho voluto provare a cambiare, queste le ho pagate sui 2-3 euro, le altre più o meno sì, stesso prezzo circa, però appunto sono il doppio. Adesso non vorrei dirvi una stupidaggine per il prezzo, però sì, mi sembra che anche questi qui sui 2 euro, 2,50 euro, le altre forse 3,50 gli altri. Non ricordo precisamente, forse sì. Comunque ho voluto appunto provare proprio a cambiare tipologia per vedere questi come sono, forse costano un pelo di più proprio perché all'interno c'è l'acido ialuronico, non lo so, vabbè, vedremo. Comunque non li ho ancora provati, sono curiosa. E vediamo all'interno come sono, no, non si vede. Questi c'è scritto gel, gli altri no, quindi probabilmente questi sì sono quelli. Boh, non lo so, vedremo, insomma, quando li proverò vi farò sicuramente sapere. Poi, ultimo prodottino, sempre Balea, un siero, e poteva mai mancare un siero? Assolutamente no. Questo è un siero in offerta, era, l'ho preso anche per quello, era nella sezione, diciamo, cogli l'ultimo, ogni tanto capita che alcuni prodotti escano di produzione e quindi li trovate segnalati con la scritta cogli l'ultimo e alcune volte sono scontati. Questo non ricordo se era il suo prezzo originario, i 2 euro e qualcosa che l'ho pagato, o se fosse stato in offerta. Non lo so, comunque era appunto un prodotto che poi non avrei più trovato e quindi visto che non avevo un siero anti-pollution, ho detto ma sì dai, proviamolo. Strano che io non abbia un qualcosa di anti-pollution visto che adesso sembra un po' la moda. È questo qui. Tac, qua che cosa dice? Allora, siero protettivo anti-inquinamento 30 ml, ripeto 2 euro e qualcosa.
protegge la pelle dagli agenti atmosferici dannosi per la pelle, conferendole idratazione per tutti i tipi di pelle. Vabbè, tranquillamente. Vi faccio vedere la confezione, carina, fatta così. L'unica pecca forse di queste confezioni, che sono belle perché non sprecate il prodotto, però allo stesso tempo non vedete quanto ce n'è all'interno e quindi non capite mai quando siete alla fine, come mi è capitato con l'ultimo siero, che tac, una sera arrivo tranquilla per mettermi, schiaccio, non esce più niente. Vabbè, pazienza. Comunque questo qui si andrà ad aggiungere alla mia collezione di sieri, anche se in realtà ne sto finendo due, anzi uno è finito, ne sto finendo un altro, tra l'altro era sempre di M, però al verde, era quello diciamo anti-imperfezioni, e sto finendo anche quello invece effetto lifting di Omia, e sono a metà circa di quello di Natura Estonica idratante. Quindi comunque li consumo e infatti mi dispiace in realtà che siano finiti quelli o che stiano finendo. E quindi nella mia testa mi sono detta: ma se ci sta un altro siero, e quindi acquistato, è venuto a casa con me. E niente, questo era tutto. Ho cercato di essere il più sintetica possibile perché di solito mi dilungo sempre e mi rendo conto che può essere. A me piacciono i video lunghi tranquillamente perché magari li metto su in casa quando sto facendo le faccende, per cui mi perdo via e mi tengono compagnia e mi piacciono, ecco. Però ecco, mi rendo conto che magari non tutti la pensano come me e quindi per qualcuno possono risultare un po' più pesantini, oltre al fatto che sono più pesantini anche sul mio PC e più pesantini per il programma di montaggio che sto utilizzando. Che fa veramente fatica a funzionare in realtà, perché purtroppo il mio PC è un po' vecchio e quindi dovrei sostituirlo. Però almeno fino a dicembre di quest'anno credo che non sarà una spesa che farò, ecco. E per cui mi devo un pochettino adattare, e anche per quello sto cercando di essere più breve in modo che poi il montaggio sia più facile. Per il momento questo è tutto. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao ciao!